Vediamo ora degli esercizi per quanto riguarda il problema delle calcificazioni, artrosi e anche delle tendiniti. Allora, quello che ci interessa, soprattutto sulle calcificazioni e sull'artrosi, è quello di cercare di creare spazio subacromiale, cioè tra quel becco dell'acromio, quel becco di osso e il tendine che ci sta sotto, che dovrebbe scorrere normalmente. Ma se è calcificato, se c'è una calcificazione, logicamente quello scorrimento non sarà più possibile, o quantomeno sarà doloroso e fastidioso. Quindi tenere delle posizioni specifiche che ci aiuteranno ad abbassare l'omero e creare spazio per i tendini, per il loro scorrimento. Uno semplicissimo: possiamo utilizzare un bastone, utilizzarlo e semplicemente fare delle spinte mantenute verso il basso per una quindicina, 20 secondi, ripetendo 4-5 volte. Manteniamo bene la posizione retta, lo sguardo in avanti, spingiamo, come sta facendo giustamente Mario, sul cuscino, su qualcosa di morbido per poter affondare quei 3-4 cm e mantenere abbassato l'omero rispetto alla volta scapolare. Potrebbe essere un esercizio valido anche per l'artrosi, perché nell'artrosi abbiamo comunque un cattivo scorrimento, quantomeno un attrito. Questo esercizio va bene anche eventualmente per problemi di tendinite, perché comunque quando c'è un tendine infiammato, il tendine con infiammazione tende comunque a gonfiarsi, tende comunque ad allargarsi e anche lui richiede spazio. Ma sulle tendinite andiamo a vedere proprio degli esercizi specifici. I tendini, quando comunque hanno subito una lesione o comunque sono infiammati, non devono assolutamente rimanere fermi, perché la patologia potrebbe peggiorare. Uno dei movimenti più banali che possiamo fare, ma anche efficaci, è quello del sollevamento sulla linea scapolare, che sono più o meno 30 gradi. Non è un piano frontale, non è un piano sagittale, è il piano delle nostre scapole, è la linea della nostra scapola. Su questa linea noi facciamo un movimento di elevazione, anche per centrare correttamente, per avere un PCR corretto, un centro di rotazione corretto dentro nella grena. Questo possiamo farlo sia con il braccio libero, sia con un piccolo peso. Piccolo peso intendo massimo un chilo, sempre per far lavorare il nostro tendine. Lo stesso esercizio lo possiamo eseguire con il pollice girato verso il basso. Ora, questo potrebbe risultare a volte un pochettino più doloroso, quindi prima di utilizzare un peso proviamo ad eseguirlo 20-30 ripetizioni rimanendo sul piano scapolare. Se dovesse dare fastidio, dobbiamo ridurre l'ampiezza del movimento fuori dal dolore. Non lavoriamo mai sul dolore quando facciamo degli esercizi specifici sui nostri tendini. Se non dovesse dar fastidio, possiamo anche qui utilizzare un pesetto, sempre sul piano della scapola stessa, dove il nostro omero è ben centrato nella sua sede. Vediamo altri esercizi anche per creare spazio subacromiale. Sono esercizi semplici che tendono a mantenere ben stabile quella che viene chiamata la briglia delle spalle, cioè muscoli infraspinati e muscoli anteriori. Teniamo in mano un pesetto, teniamo il gomito flesso a 90 gradi, semplicemente dobbiamo stare fermi con un peso, adesso abbiamo un chilo, possiamo usarne anche due, massimo tre chili, fermi per 2-3 minuti, che questa posizione, 2-3 minuti mantenute, sono tanti. Stessa cosa ora, per andare invece a rinforzare questa briglia di cui parlavamo prima, possiamo vedere un esercizio in posizionamento quadrupedico, dove Mario si ferma in posizione quadrupede, flettendo leggermente i gomiti, semplicemente fermo in posizione isometrica, 1-2-3 minuti. Altro esercizio che dobbiamo fare sempre per quella briglia di cui parlavamo prima è un esercizio per l'infraspinato, che è un muscolo che sta sotto la spina della scapola posteriormente. Lo possiamo eseguire con un elastico, come stiamo vedendo con Mario. I gomiti sono adesi al corpo, Mario va ad aprire, a ruotare esternamente e mantenere la posizione. Saranno sufficienti 20 secondi, eseguito magari 4-5 volte, mantenendo la posizione di rotazione esterna, scapole addotte. E con questo ultimo esercizio abbiamo visto appunto quelli che sono degli esercizi significativi per mantenere una spalla abbastanza stabile.